Rieccoci qui con un'estate al mame. Non vi avevo visto entrare. No, ok. Altro episodio, come già vedete dall'anteprima, Steel Gunner, gioco, è il primo gioco della Namco con la Light Gun. Ed è lo stesso designer Sawano, Kazunori Sawano, mi pare, che è lo stesso designer di Galaxian. Galaxian, per chi non sa, è il prequel del più famoso Galaga. Vabbè, invece anche Galaxian è abbastanza famoso. Quindi rieccoci qua. E infatti questo lo sai dove lo trovate questo gioco? Nel cabinato che si vende, sconsigliatissimo, meglio emularlo a questo punto, che contiene Time Crisis, che c'è un mio amico perché lavora in un certo negozio che non voglio citare, e ci sono diversi cabinati giganti con in quello di Time Crisis possiamo trovare anche Steel Gunner, appunto. E chi volevo dire, qual è la lore del gioco? Prima di farlo partire, io su questo per la prima volta mi avvalerò di un file. Esatto, il First Person Shooter Arcade Game, il primo fatto da Namco. Noi prenderemo il controllo di, appunto, o Garcia o Cliff, dipende. Garcia penso sia il player 1 e Cliff il player 2. Un duo di police officers. Si vede che sto leggendo stavolta. Di solito non leggo mai, perché è complessa. Praticamente loro fanno parte della Neo Arc Police Force e con le loro tute mecha, queste mecha suit di nome Gargoyle, a sconfiggere questa organizzazione che si chiama Sturm, come Storm ma con la U tutto maiuscolo. Perché? Cos'è che avevano fatto? In effetti avevano catturato il dottor Ryan e la dottoressa Ellis per creare cosa? Ah, una World Ending Super Weapon, classico proprio. Quindi un'arma di distruzione di massa che così. Gira sulla Namco System 2 Plus, che appunto è una PCB, cioè una scheda hardware dei cabinati, chiaramente. È il primo light gun videogame della Namco. Esatto, Kazunori Sawano, che ha lavorato precedentemente a Galaxian, e King e Balloon, che sinceramente non conosco. E così andiamo. Sì, dopo viene comparato chiaramente a Operation Wolf e c'è stato pure un sequel. Ah, vedo già che c'è qualcuno che ci segue. Adesso attivo la live. Cioè sì, attivo la chat e possiamo cominciare a guardare anche un po' gestione streaming. E vai, vediamo se. Cioè, il gioco parte già così, la ROM almeno. Voglio vedere, esatto, se parte qualche lore. Ah, vedi, già praticamente dice quello che. Le fa vedere Mecha Suit. Qual è la Sturm Ultimate Weapon? Ecco, noi siamo grazie a molto belli questi disegni. Non so chi è il concept artist. Solo due soldati contro 100 of soldier. Leader of terrorists, io non ho potuto vedere il nome perché ho il bordo bianco. E noi siamo questi qui, tipo ISWAT alla fine. Steel Gunner, ok, questa è tutta la presentazione. Non c'è neanche un. Niente, va bene. Noi saremo il buon Garcia. Stavolta. Ok. Ah, la sua assistente. Pensavo fosse la figlia. Invece anche lei è dottoressa, nonché assistente. E li rapire. Eccolo, vedi? Ah, vedi? Sono proprio loro. Mica l'avevo. Ci ho mai fatto caso, li hanno rapiti proprio in tempo reale. Infatti ricorda molto Operation Wolf perché abbiamo un'arma automatica, però non c'è la meccanica dei caricatori, cioè possiamo sparare a muzzo, a raffica. Molto bello, comunque il gioco è 2D chiaramente, come vedete. I sprite sono più o meno zoomati. Questo è l'aeroporto di Silvio Berlusconi, purtroppo. Esatto, solita meccanica. Oh, che miseria, stavo distruggendo. Questo è forte. Che tu puoi colpire i missili e le granate che ti arrivano. Aia, mi sa che ho colpito qualcuno che non dovevo.
Sì, poi una certa diventa. Improponibile perché ho già. Ah, che miseria, no. Prima che sparano, tu li devi. Ecco, vedi, tipo la motoretta mi aveva fregato pure prima. Spero si veda tutto bene. Qua io faccio la special, che l'ho messa sul caricatore perché non so perché questi tasti laterali non me li prende come bottoni. Non so perché. Ah, forse perché ho fatto. Ah, forse ho capito, niente. Però è bello che uso la special con il pump action perché mi dà l'idea di sparare qualcosa di più potente. Oggi ho un'illuminazione nuova perché c'è un problema alla finestra. Però questa illuminazione mi fa sembrare un. Non so, ho sbagliato. Mi fa sembrare un malato, però non può. Vedi quanta gente c'è. Ho finito le special, mi sa. Ma questo è impossibile, cioè come fai a colpire entrambi? Adesso c'è il boss in teoria. Però vedi come fai a evitare, ecco questo io sparerei non. Ho dovuto sprecare ogni special per parare tutti i missili. Però sono stati comunque rapiti. Il capo si arrabbia. Vabbè, c'è anche una precisione. Proviamo a giocare un po' più preciso. The Quantum Lab, Limited Terrorist and Save the Hostages. Ok. Il gioco non dovrebbe durare tantissimo. Okay, ovviamente lo stage di Falconara non manca mai. Spero sia questo. È arrivato, vedi? Loro appena ti sparano cala la vita, quindi è un po' problematica la situazione. Quasi come se dovessi morire per forza, cioè non la potresti fare no damage, capito? Porca miseria, vedi, mi distraggo. Sì, oggi sono un po' più vicino perché per rientrare in gioco, ecco, ma già mi hanno ucciso, incredibile. No, belli loro, tipo Ghost in the Shell. La smart bomb. Sì, questo ci avevo giocato appunto in quel cabinato che si compra, però cavolo, ma costa un botto. Vabbè che c'è anche la pedalina per giocare a Time Crisis, però mi sa che c'è anche Steel Gunner 2 in quel cabinato. Sì, perché Steel Gunner ha avuto un sequel, un sequel. Sì, ma guarda che roba, come fai? Caspita. Cioè se io mi devo concentrare solo tipo su questo, che è quello che ci vuole più vita, gli altri mi. Vedi? Ti massacrano. Cioè come fai? La smart bomb colpisce pure gli ostaggi, vabbè, onesto. Ma porca miseria.
Comunque il gioco molto corto, ho visto che il long play dura una quindicina di minuti. Però sono abituato al gioco dell'altra volta che sto pezzo lo ricorda molto, ma fortunatamente non devo curvare io con l'arcade stick, ma è su rotaia. Troppe robe. Mica gliela fai. Ah beh, ok, questo stavolta non si trasforma. Ma è solo un tizio così. Come già 10 minuti, la miseria. Ah, vero, stavano trasportando quella roba lì. Miss Shot una marea. Però vedi, ti ripristina un sacco di missile. Chiunque stia seguendo, buondì. Anzi, ormai. Cazzarola. Cioè, non puoi smettere mai di sparare praticamente. Gioco mi fa concentrare un botto. Infatti vedi se spari a manetta. Un po' di giochi 2D light gun ce ne sono parecchi, ce n'è uno anche con gli zombie che forse voglio farmi vedere. Però questo è uno dei primi che ho scaricato per testare la pistola ed è molto figo secondo me. Il design è sempre quello stile che dicevamo l'altra volta, un po' Bubblegum Crisis, quindi stile anni 90, con la polizia meccanizzata e cose così. Dai, che... Oi, bella! Ops! Come va? No, almeno mi fa strano che mi chiami Mon, perché in effetti giustamente è il nick, però mi ci chiama un mio amico e da lì, vabbè. E quindi mi dà l'idea che mi conosci da una vita. Che è cosa positiva, non, perché, non che mi dia fastidio. Io ti chiamo Hollow perché la seconda parte del nick non saprei come pronunciarla e ho paura di dire una cavolata. Anche se io non... del nick per... diciamo per... Oh bello sto mac. Per abbreviare i nick conviene usare il sostantivo, però anche Hollow a volte è usato come sostantivo. Ma questo come lo eviti? Ok, quelli lì si possono distruggere. Mamma mia che sudata. A me semplicemente. Ah no no, puoi chiamarmi come ti pare, era solo così. Tanto per fare due chiacchiere. Ci mancherebbe. Oh, stavolta ho fatto meglio di Iterate. Ah, ti chiamano tutti così a posto. Ah, già. Attenzione, eccoli, noi eravamo questi qua. Mi sa che questo è l'ultimo atto,
Madonna, vibes veramente alla Bubblegum Crisis. Questo sarebbe figo un remake, vabbè che co anche così dà abbastanza l'idea, però che tu sfrecci in questa città notturna un po' cyberpunk, no? E c'è questa arma finale che distrugge tutto, molto figo. Purtroppo non riesco a sentire bene le musiche, ma non so, non sembrano malvagi. Però sono molto. Sì, non sembrano male, però generiche alla fine. Ah, questo è il boss di prima, rischi. Però vedi, o spari a lui, come fai? È vero, un po' generichina. Cioè non c'è un tema incalzante come magari, cioè di solito mi rimangono impressi e li consiglio, però questo. Però ci sta, insomma. Alla fine non c'è neanche tutta questa varietà di sprite, forse essendo il primo gioco della Namco, porca miseria, con la pistola forse hanno voluto iniziare molto basso, perché penso che sia già finito, è quasi, siamo agli sgoccioli, ci stiamo avvicinando all'arma finale di questa organizzazione. Sono riusciti ad attivare evidentemente grazie agli scienziati rapiti, tipo la storia di Metal Gear. Primo gioco non cioè della Namco con la pistola, ma non il primo gioco con la pistola in generale, ecco quello volevo dire. La Namco famosa per, vabbè, Tekken, Galaga, insomma. Vabbè, Pac-Man. Eccoci. Ecco, immaginavo tempesta di. Come fai? Ma come fai? Come faresti no damage una roba del genere? Cavoli, come faccio? Boss fight brevi ma intense, ecco lì il dottore. Però secondo me succede qualcosa. No, ecco perché non moriva. Era un boomer. Come su Bubblegum Crisis, i boomer sono questi. Gli androidi praticamente. Si usa i missili, mi sa che uccido il dottore. Praticamente lo sospettavo, non si può continuare. Adesso ti dico, e pare che non si possa continuare, cavoli, io di solito li provo prima i giochi per in modo che, come dire, li porto completi, però di solito ci facevano che, vabbè, ormai forse la carico lo stesso questo episodio, ci facevano che alcune volte per il boss finale non puoi continuare, anche tipo in Rolling Thunder, che poi è sempre della Namco, quindi se non sbaglio, e quindi, boh, wow. Il primo gioco con la light gun, quale poteva essere? Non so, così a pelo sto andando io, non l'ho vissuta proprio quella generazione. Mi ricordo Duck Hunt, ma non so, poi secondo me ce n'è uno ancora più primordiale.
ancora più primordiale, nel senso senza una grafica così colorata, perché da Kant era per NES, però ci potrebbe essere qualcosa prima sicuramente, anche a livello ottico, una roba del genere. E quindi niente, mi dispiace che è andata a finire così, anche perché adesso dovrei ricominciare da capo. Magari in due si poteva andare avanti, ma non sono sicuro. Che dici, la carichiamo lo stesso questa puntata oppure ne faccio una magari meglio domani con un altro gioco. Vabbè, dai, la carichiamo per curiosità, ma ci scrivo che non è long play, come è successo con Parappa the Rapper nel format della PlayStation. E va bene, io staccherei, mi dispiace che è già finita. E grazie per chi c'è stato e chi ci sarà, e ci rivediamo al prossimo episodio di Un'estate al Mame, allora. Eh sì, chissà qual è, adesso lo vado a controllare. Poi non c'è neanche un modo per mettere, tipo di solito nei deep switches puoi mettere di continuare, ma tipo allow continue e così. No, ma grazie a te. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.